Ciao, sono Marco, insegnante di salsa e bachata di Energia Latina. Oggi ti voglio insegnare i primi due passi base di salsa e bachata. Quindi, qualunque cosa tu stia facendo, metti giù il telefono, appoggialo in modo che lo vedi, alzati in piedi anche se sei nel divano, mettiti di fronte e imparali con me. Dai che andiamo, preparati. Allora, sei pronto? Partiamo con il primo passo che è il passo base della salsa. Ora farò partire tutti i passi con il piede sinistro, quindi partiremo al tempo 1 andando avanti, 1, poi marcheremo con il destro sul posto, 2, poi chiudo e ritorno sul posto 3. Ora ripeto la stessa cosa, però parto con il piede destro e vado all'indietro, al tempo 5. Marco sul posto 6, chiudo 7. Quindi sono 6 passi e attenzione, lo so che non ho contato il 4 e l'8, ma se vuoi imparare perché non ho contato il 4 e l'8, dopo ti dirò come fare. Intanto prendi per buono che contiamo dall'1 al 3 e dal 5 al 7. Proviamo a legare questo passo un po' di più. Molto lentamente, partenza di sinistro in avanti. 5, 6, 7, via. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Continuiamo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, un'altra volta, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Questo era il passo base della salsa, quindi è molto semplice come hai visto, ok? Ora vado ad accendere la musica, rimani lì, non spostarti, che appena parte la musica lo proveremo a tempo di musica. Tu mi segui, eh? Resta lì, lo proviamo subito. Attenzione. Pronto? 5, 6, 7, via. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Avanti, indietro. Avanti, indietro. Avanti, indietro. E 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ora lo balliamo senza la musica, segui i miei piedi. Abbiamo fatto il passo base della salsa. Attenzione, se vuoi rivederlo, porta indietro semplicemente il video e riguardalo. Fermo la musica che vediamo il secondo passo. Il secondo passo invece è il passo base della bachata. Allora la bachata è più sensuale come ballo, no? Quindi ha tutta un'altra struttura. Poi magari potrei anche dire nei commenti quale dei due passi ti è piaciuto di più o quale dei due balli ti può ispirare di più. Comunque sia, partiamo a vedere il passo della bachata. In questo caso vedrai che la mia matematica migliora di sicuro perché vedrai che conterò da 1 a 8 completamente. Ok? Quindi, iniziamo sempre con il piede sinistro e andiamo lateralmente verso sinistra ad aprire. 1, chiudo, 2, apro ancora, 3, chiudo, 4. Quindi, come hai visto, ho fatto tutto uno spostamento. Prova a rivederlo. Parto a sinistra e faccio apro, chiudo, apro, chiudo. Molto semplicemente. Ora faccio la stessa cosa, però verso destra, partendo con il piede destro. E quindi faccio apro, chiudo, apro, chiudo. Ora lo rifaccio interamente, contando i numeri. 7, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un'altra volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Visto? È un pelino più facile forse, non lo so, lo direi tu. Ora lo proviamo invece con la musica di bachata. Rimani lì che cerco la canzone di bachata e poi la possiamo provare insieme. Ok, sei pronto? Questa è una bachata un po' allegra, quindi è un po' velocina, eh? Pronto? Si parte a sinistra. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi sposto a sinistra, mi sposto a destra. Sinistra, destra e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, senza la musica, senza il tempo, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muto. E, ok? Fermo la musica, rimani lì, eh? Bene, allora, com'è andato? Hai imparato i primi due passi, ok? Il primo passo di salsa e il primo passo di bachata. Benissimo, hai fatto già un passo avanti nel mondo del ballo. Ora ti do un piccolo consiglio. Beh, innanzitutto questo video lo puoi salvare, così te lo puoi ripetere anche più volte se ti va. E soprattutto, fai molta attenzione ai passi. I passi devono essere fatti piccolini, eh? Non pensare che i passi vanno fatti grandi. Probabilmente se sei agli inizi penserai che fare il passo largo ti dà più forza, perché ti dà più sicurezza. È normale questa sensazione, però cerca di sforzarti fin da subito a eseguire i passi piccoli, perché poi se dovrai ballare su una musica un pochino più veloce avrai delle difficoltà. Quindi ricordati i passi un po' piccolini, ripeti pure quanto vuoi e se ti è piaciuto clicca sul link qui sotto e scaricati un bonus grandissimo, molto molto bello, gratuito. Le prime 4 lezioni dei nostri corsi di ballo online di Energia Latina. Ti aspetto dall'altra parte.